Buon pomeriggio di nuovo, oggi c'è qualche problema di rete, quindi cominciamo con un pochino di ritardo, riprendo, sono le 14:17, 2 minuti di ritardo. Buon 4 luglio, è Independence Day negli Stati Uniti, io sono appena rientrato a Roma, quindi sono anche un pochino trafelato, rientro di mercoledì perché come sapete questa settimana l'aula di Montecitorio non vota, non ci sono provvedimenti del governo in attesa di essere approvati, ci sarà soltanto una sessione di question time questo pomeriggio e una riunione della mia commissione, la commissione esteri, che parte alle 3. Quindi sono abbastanza di corsa, però naturalmente tenevo ad esserci, vi do ancora il benvenuto sperando che la rete tenga perché è già saltata 2 volte. Vi chiedo naturalmente di condividere questa diretta pigiando sulla freccia che vedete sotto il mio faccione, in modo tale da allargare, il campo delle persone che ci seguono. E domani sono di ritorno a Milano per lo stesso motivo di prima e quindi credo appunto che la diretta la faremo grosso modo alla stessa ora, 14:30, ma poi lo confermerò come al solito durante la giornata. Notizie del giorno, ancora si sta discutendo del decreto cosiddetto dignità, si discute a partire dal nome che gli è stato dato, perché francamente che la dignità si possa restituire o si possa dare per decreto è una cosa estremamente bizzarra. Direi che da tutti i punti di vista le critiche che si stanno concentrando sul decreto sono una relativa alle sue dimensioni, in realtà rispetto alle fanfare che il governo aveva suonato in attesa di questo decreto, come abbiamo visto c'è stato un grande sforbiciamento, soprattutto per quello che riguarda i temi legati alla spesa che ne sarebbe derivata, quindi tutta la parte fiscale in realtà si è molto ridotta, si è soltanto appunto previsto che lo split payment verrà diciamo così, tolto per ciò che riguarda i professionisti, ma non per le imprese. Questo comunque creerà potenzialmente problemi relativamente alla lotta all'evasione fiscale, quindi non una buona cosa. Ma soprattutto le critiche si sono concentrate, direi, sulla parte lavoro, perché sostanzialmente il ministro Di Maio che cosa ha fatto? Ha introdotto di fatto degli irrigidimenti. Ora, dal punto di vista filosofico, il problema sta proprio lì e quindi capire se in una situazione così complessa, con un'economia così complessa, con un mondo del lavoro così complicato, con forme di lavoro che si sono assolutamente moltiplicate, e quindi con un lavoro che sempre di più diventa meno stabile, perché i cicli di vita delle aziende sono meno stabili, l'obsolescenza dei prodotti è maggiore, se abbia senso, diciamo così, introdurre elementi di rigidità, cioè se questi elementi di rigidità non creino più problemi di quanti ne risolvono. E cioè, nel momento in cui si va a rendere, per esempio, più costoso o più complicato, avere dei contratti a tempo determinato, questo significa che si faranno meno contratti a tempo determinato o che si farà più nero o che si faranno meno contratti in assoluto. E quindi questa norma andrà a tutelare di più, i lavoratori o creerà, una discesa in un trend del mercato del lavoro che era in salita? Quindi questo è un punto interrogativo che si apre. Così come per esempio si era molto discusso di smantellare il Jobs Act, si è detto che con questa norma si smantella il Jobs Act, ma di fatto, come sapete, certamente non è stato reintrodotto l'articolo 18, quello che si è fatto è stato di rendere più costoso l'eventuale licenziamento senza giusta causa, ma questo naturalmente scoraggia le imprese dall'utilizzare il contratto a tempo indeterminato e quindi sostanzialmente, come dire, rende più difficile il contratto a tempo determinato, ma non incoraggia quello a tempo indeterminato, crea una contraddizione vera e propria. Insomma, devo dire che tutte le associazioni imprenditoriali, quindi che sono le associazioni delle imprese che danno lavoro, hanno valutato questo tipo di intervento come negativo e, per esempio, si sono anche sollevate grandi perplessità circa la norma che prevede la restituzione di tutti gli incentivi che vengono dati ad aziende nel caso queste aziende dovessero delocalizzare e il timore è che per non dover quindi restituire questi soldi, le aziende decidono di non investire in Italia, magari nel mezzogiorno con i contratti di sviluppo e magari andare a investire in paesi dell'Unione Europea che hanno un costo del lavoro più basso.
Così come la reintroduzione delle causali sempre nei contratti di lavoro a tempo determinato, secondo molti, aumenterà anche qui moltissimo il contenzioso. Quindi si sono inseriti degli elementi di farraginosità, e mi ha molto colpito il titolo che la stampa ha portato dell'intervista al presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas, che ha detto che con queste norme molte aziende falliranno. Ora, è un titolo sicuramente un po' drammatico, però certo mi ha fatto molta impressione pensare che il ministro che fa lo sviluppo economico e il lavoro, parte con le imprese che dicono: guarda, con queste tue azioni molte imprese falliranno e quindi non ci sarà né sviluppo economico né, di conseguenza un aumento del lavoro. E quindi, come dire, come prima uscita mi è sembrata molto, diciamo, non particolarmente un successo. E devo dire che mi ha anche estremamente colpito non soltanto il fatto che sembra una piccola cosa, ma non lo è, che mentre il Consiglio dei Ministri licenziava questo decreto, il ministro dell'Interno Salvini, nonché vice premier, era a Siena, quindi non ha partecipato al Consiglio dei Ministri, ma poi lo stesso ministro ha detto chiaramente che in sede di conversione del decreto, quindi quando il decreto arriverà nelle aule parlamentari, la Lega proporrà delle modifiche. Questo ha comportato subito diciamo, un atteggiamento difensivo da parte di Di Maio, che ha detto: ah, ma non si può annacquare quello che abbiamo deciso. Quindi, da quello che capisco, questo decreto entra nelle aule parlamentari con il rischio di una grande discussione anche tra le forze di governo. Ora, per quanto mi riguarda, io penso che il PD su questo decreto debba fare le barricate, cioè io penso che noi dovremmo avere un atteggiamento molto molto forte di difesa del Jobs Act, che ripeto non è stato assolutamente smantellato, ma che ha prodotto sicuramente un aumento dell'occupazione. Ora, anticipo l'obiezione di chi di voi dirà molti dei posti di lavoro che il Jobs Act ha creato sono a tempo determinato, ma come dicevo, i contratti a tempo determinato bisogna sostituirli con contratti più stabili, ma bisogna fare in modo che quei contratti ci siano e quindi che la cosa che va evitata a tutti i costi è che l'occupazione diminuisca. Allora, sicuramente si può fare di più, però non bisogna assolutamente toccare quello che è stato fatto. E poi anche proprio il principio, che non è vero che la dignità del lavoro stia soltanto nella sua stabilità. Bisogna innanzitutto che il lavoro ci sia, bisogna che nei cambi tra un lavoro e l'altro vi sia il supporto, diciamo così, dello Stato in chi si trova in una situazione di difficoltà. Però io penso che l'idea di un mondo del lavoro che, diciamo così, ha flessibilità, senza che questa flessibilità diventi arbitrio o sfruttamento, credo che sia importante che questo concetto resti. Così come penso che sia importante, e questa è la domanda che ho fatto oggi via Twitter al ministro Di Maio, capirci, e cioè capire se il problema del paese, siamo ancora d'accordo che il problema del paese è la crescita, e cioè che al di là di tutti gli interventi di sostegno, anche l'agenda sociale che il PD sta, diciamo così, portando avanti, ha senso ed è importante tenerla, a condizione che siamo tutti d'accordo che però la ricetta principale è quella che il paese deve crescere, il paese deve diventare più prospero, debbono esserci più risorse da poter distribuire, quindi il nostro obiettivo deve essere innanzitutto quello della crescita, perché con la crescita aumentano i posti di lavoro, aumenta la ricchezza nazionale, aumenta la domanda interna e quindi rilanciamo la nostra economia. Per cui questo io penso che sia importante sottolinearlo e direi che anche nella dialettica all'interno del PD queste posizioni io vorrei che in sede di congresso fossero rappresentate, o quantomeno io farò di tutto per rappresentarle perché io assolutamente la penso così. E questo per quanto riguarda il decreto dignità. Non nego che c'è un altro argomento molto grosso di cui si sta parlando in queste ore, che sono questi famosi 49 milioni della Lega che sono spariti. Io, da un certo punto di vista, mi piacerebbe vivere in un paese in cui non fosse questo l'oggetto principale della discussione politica. E cioè, mi piacerebbe di più parlare di contenuti e inchiodare la Lega e il Movimento 5 Stelle alla debolezza delle loro proposte politiche, lo devo dire. Però è innegabile che non si può ignorare che partiti che hanno fatto dell'onestà
il loro slogan principale oggi davanti a una situazione di 49 milioni di euro spariti e la Cassazione che dice andate a prenderli ovunque si trovino questi soldi, questa cosa stia passando, come dire, un po' in cavalleria e che si dica, ma insomma, sono stati già spesi, ma che cosa volete che sia? Era la gestione precedente e buonanotte al secchio. Penso che per una questione anche di onestà intellettuale, insomma, qui siamo andati a fare le pulci a Matteo Renzi che vuole comprare casa, costringendolo a dirci cose ovvie che succedono a tutti. Vendo casa in un posto, compro casa in un altro e faccio un mutuo per la differenza. Ecco, questa banalità assoluta è diventata un atto, l'ennesimo atto di accusa nei confronti di Matteo Renzi, che sta facendo quello che milioni di italiani hanno fatto in vita loro, cioè vendere casa e comprarsi casa facendo un mutuo. E poi, appunto, contiamo i peli, di Renzi da un lato e dall'altro 49 milioni così, spariti all'improvviso e è stata una ragazzata e non se ne parli più. Allora, ripeto, fosse per me, io preferirei parlare soltanto di politica, però dato che la questione della moralità della politica è un tema politico nel nostro paese ed è stato un tema politico cavalcato senza scrupoli, da partiti di grande successo, partiti che poi hanno avuto anche le loro contraddizioni interne. Io non dimentico, i deputati 5 Stelle che sbianchettavano i loro bonifici, non perché fosse una cosa così grave, ma perché proprio l'idea di falsificare dei documenti, che è una cosa brutta. Ecco, allora, una volta che facciamo una discussione sulla moralità della politica, la discussione vale per tutti. Non è che poiché uno fa il bagno in piscina, oppure dice frasi come quelle della pacchia, degli immigrati, poi è legibus solutus, cioè non riporta la legge. Io credo che questo tema, per esempio, in aula il ministro dell'Interno dovrebbe venire a risolverlo, a parlarci, a dire al Parlamento, che è il luogo della rappresentanza del popolo italiano, a raccontare come sono andati questi fatti. E sembra che questo non stia succedendo e trovo che sia una cosa particolarmente grave, quindi su questo tema ritornerò. Un'ultima cosa, volevo raccontarvi brevemente, ma ne troveremo diciamo, le notizie domani sui giornali, è la presentazione del rapporto INPS che Tito Boeri ha fatto in Parlamento quest'oggi. Allora, la cosa importante da dire è che Boeri è già un po' sotto le minacce del governo, qualcuno ha detto appunto fa il fenomeno, ma qui faremo dei cambiamenti, insomma il solito Salvini. Però la cosa che mi ha impressionato è che Boeri oggi è andato in Parlamento e ha portato dei dati, cioè è andato lì a discutere non di questioni di pancia come facciamo ormai da mesi, forse da anni in questo paese, per cui tutti dicono ah ma è vero gli immigrati sono diminuiti ma è la percezione degli immigrati quella che conta, oppure è vero i reati sono diminuiti ma quello che conta è la percezione del crimine, la percezione di insicurezza. Allora io dico va bene che le percezioni sono fondamentali e per carità perché psicologicamente la percezione conta, però non ci dimentichiamo, benedetti Dio, anche di qualche dato numerico. Ecco, allora quando Boeri va lì e dimostra che se non ci fossero migranti noi non avremmo i soldi per pagare le pensioni, no? Perché gli immigrati che sono in Italia, che sono regolarmente in Italia, che lavorano, quindi vengono pagati e versano i contributi, con quei contributi noi paghiamo una parte importante delle pensioni dei nostri anziani. Se non ci fossero, questo sarebbe un problema. Quando Boeri va lì con il dato che dimostra che noi abbiamo un'idea del numero di immigrati molto maggiore di quello che c'è. L'Italia, dal dato che Boeri ha mostrato, è il paese dove la forbice tra il numero di immigrati e il numero percepito di immigrati presente nel paese è il più alto di tutti. O ancora, per esempio, mi ero segnato quest'altro dato interessante. Boeri dice, attenzione, che l'immigrazione regolare è importante perché allo scendere, al diminuire dell'immigrazione regolare, sale l'immigrazione irregolare. Dice, per il 10% di immigrazione regolare che noi diminuiamo, abbiamo un aumento dal 3 al 5% dell'immigrazione irregolare. Quindi,
governare il fenomeno è molto importante, un fenomeno che ci serve, come ho detto, a pagare le pensioni, e più lo regolarizziamo, più questo fenomeno è disciplinato, più quelle presenze sono disciplinate, sono governate, meno avremo casi di immigrazione irregolare, e questo mi sembra un altro dato importante. Così come un altro dato interessante è stato quello che Boeri ha portato, dicendo che da quando c'è il contratto, diciamo, a tutele crescenti, quindi da quando non c'è più l'articolo 18 e quindi le imprese non hanno più il problema dei 15 dipendenti, perché forse non ricordate, lo ricordo a me stesso, l'articolo 18 si applicava soltanto alle imprese con più di 15 dipendenti. Questo creava un tappo, nel senso che le imprese che avevano 14 dipendenti o 15 facevano di tutto per non assumere il sedicesimo, per non cadere nel regime dell'articolo 18, e questo creava un tappo alla crescita delle nostre imprese. E Boeri ha dimostrato che alla fine del 2014 c'erano 8.000 imprese al mese che passavano da 15 a 16, l'anno dopo diventano 12.000, da 8.000 a 12.000, quindi un bel numero in più, un 50% in più. Questa dimostrazione che i dati sono importanti, purtroppo noi, ho scritto su Twitter che danno quasi la vertigine i dati, in un mondo fatto di sensazioni di pancia, e invece ecco, se tornassimo a parlare un po' di dati, io credo che questo sarebbe un'ottima idea. Io vi saluto qui, domani appunto conto di essere online alle 14.30, questa volta da Milano. In queste ore ci sono riunioni varie in attesa dell'assemblea che sapete che si terrà, l'assemblea del Partito Democratico che si terrà sabato, e mi propongo anche di aggiornarvi un po' sulle cose che si dicono, in modo tale che domani, che è giovedì, ne sapremo un pochino di più. Io vi saluto ricordandovi per favore di condividere, pigiando sulla freccetta in quel punto lì, e vi saluto dandovi appuntamento a domani, giovedì 5 luglio, alle ore 14.30. Ciao!